18esima edizione per il giro podistico a tappe delle Isole Eolie e diventa maggiorenne. Sì, è andata solo ora in giro il giro. Sì, assolutamente, 18 anni che per noi è un piacere. Siamo a fare le manifestazioni a tappe più longeve in Italia, che hanno più anni, ne avremo un due o tre, qualcuno che ha raggiunto già i 25 anni, ma mi sembra che siamo in seconda posizione con 18 anni di edizioni. Percorso invariato, 5 gare in 6 giorni. 5 gare in 6 giorni, sì, le abbiamo scelto fin dalla prima edizione. Sport va benissimo, però la gente viene anche dalle nostre isole Eolie per poter vedere le bellezze delle isole, quindi noi abbiamo fatto in modo che abbiano una giornata di riposo per poter fare le gite più lunghe. Ma normalmente gli atleti finiscono le tappe e si spostano per vedere i luoghi più, le calette più belle delle isole Eolie. Fatte per scelta abbiamo fatto sempre le tappe di mattina. 100 atleti partecipanti, 180 presenze anche dall'estero. Sì. Quest'anno abbiamo che accompagna uno che ha già partecipato altre volte, viene da Los Angeles, e abbiamo gli atleti che vengono da quasi 14 regioni. È aumentato il numero dei non competitivi. Albo d'oro importante per la manifestazione, da Giorgio Calcaterra ai keniani fino agli ultimi anni. Sì, assolutamente interessanti perché proprio Giorgio Calcaterra ha aperto la nostra manifestazione. Come voi sapete, Calcaterra ormai è un idolo delle persone che fanno le gare di lunghissima distanza, e da lì avanti abbiamo avuto dei risultati bellissimi con tantissimi atleti. E la caratteristica delle Isole Eolie è che negli anni chi ha vinto le edizioni delle Isole Eolie ci ritorna dopo un po' di anni, ritorna qui a gareggiare tentando pure di ritornare a vincere. Ed è come quest'anno ritornano sia Francese, che ritroverà sempre Luigi Videtti, plurivincitore anche lui delle Isole Eolie, e torna Laura Ricci, atleta fortissima, che vengono dalla zona dell'Emilia e che battaglierà con la Gualandi, che viene pure dall'Emilia, una forte bolognese. Quindi sì, siamo contenti.